Anticipazione una vita, trama puntate 26-30 marzo 2018. Mauro sta corteggiando Teresa solo per distruggere Cayetana? Lunedì 26 marzo 2018. Arturo si reca in sartoria e dice a Susanna di voler pagare il vestito richiesto da Rosina. Fidandosi della bigotta signora, acconsente ad accorciare la scollatura del suddetto abito. Elvira intanto si imbatte in Simone per farlo ingelosire. Inizia ad abbracciare e a baciare Liberto in sua presenza. Viene organizzata una nuova riunione in patronato. Qui Cayetana si rende conto che Fernando e Ursula sono diventati complici e che le stanno nascondendo qualcosa. Felipe intanto cerca un modo per farsi perdonare da Celia, che nel frattempo non smette di pensare a Cruz. Anche quest'ultimo fa altrettanto. Martedì 27 marzo 2018. Nonostante le cattive intenzioni di Ursula, Fernando continua ad appoggiare la presidenza di Teresa al patronato, nonché tutti i suoi progetti. L'uomo inoltre non trova il coraggio di rivelare alla premurosa insegnante il segreto che Sara gli ha recentemente rivelato su Mauro, e cioè che è stata con lui e che è un uomo crudele e violento. Simone giunge alla conclusione che Susanna è la donna che sta cercando. Non smette di indagare, però, anche sulle altre signore di Calle Acacias. Servante, fingendo di essere triste per la partenza di Pazienza, assegna a Martin i compiti più gravosi. Celia fa visita a Cruz. I due sono vicinissimi al bacio, ma poi si tirano improvvisamente indietro. Mercoledì 28 marzo 2018. Felipe incontra Huertas e le svela i suoi prossimi propositi. Riconquistare la fiducia di sua moglie. Le dice che la loro love story clandestina è finita. La domestica adirata giura vendetta. Intanto il brillante avvocato inizia a diventare molto sospettoso. I comportamenti di Celia sollevano in lui dubbi e interrogativi. Sara si intrufola nell'abitazione di Mauro e gli sottrae il fascicolo riguardante Cayetana. Poi di nascosto raggiunge Fernando e glielo consegna. Dice all'azionista che l'ispettore è ossessionato dalla Dark Lady ed è intenzionato a distruggerla. Tutto ciò porta la maestra ad avere un'accesa discussione con Mauro, che frattanto riprende il suo lavoro in commissariato. Del Valle intanto nutre forti dubbi sullo stato di salute mentale di Cayetana. Giovedì 29 marzo 2018. Arturo si dimostra stranamente possessivo con Rosina, che intanto scopre che il colonnello ha fatto confezionare un vestito per lei. Fernando bussa alla porta di Teresa per consegnarle il plico di documenti che Sara è riuscita a sottrarre a San Emeterio. Dice che l'ispettore sta fingendo di essere innamorato di lei per tenere sotto controllo la Dark Lady. Cruz e Celia sono attratti l'uno dall'altra. L'uomo, per proteggerla, la invita a non farsi più vedere. Potrebbe cacciarsi in una brutta situazione. L'Alvarez Hermoso, però, non è disposta a rinunciare a lui. Servante commette un gravissimo errore. Divora tutto il cibo destinato ai poveri. Celia, nel frattempo messa sotto torchio da Trini, preferisce non confessargli la sua tresca con Cruz. Venerdì 30 marzo 2018. Elvira continua a prendersi gioco di Simone. Nonostante le temperature gelide, lo obbliga a recarsi alla Deliziosa
per comprare dei pasticcini da offrire a Liberto. Rincasato il maggiordomo, già cagionevole di salute, viene colto da un improvviso malore e sviene. La Valverde, devastata dai sensi di colpa, lo soccorre. Arturo invita Rosina ad accompagnarla ad un importante incontro. Dopo le rivelazioni di Fernando, Teresa inizia a non fidarsi più di Mauro, che intanto, tramite Victor, si mette sulle tracce della Rubio Ortiz. Nel mentre era in casa, Cayetana lancia uno sguardo di intesa ad una donna misteriosa, con il volto coperto da un velo. Si tratta di Sara. Le due donne si conoscono benissimo e sono complici. Anticipazione Una Vita, puntate di aprile 2018. Celia medita di fuggire con Cruz. Nei prossimi episodi, e più specificatamente in quelli che ci regaleranno emozioni e colpi di scena nel mese di aprile 2018, Celia scoprirà che Julio, il padre dei fratelli Cruz e Cocu, per ottenere uno sconto di pena, ha fornito a Del Valle i nomi dei suoi complici, ovvero quello dei suoi figli. E li additerà come i principali responsabili di quanto avvenuto nella palazzina di Arturo Valverde. L'Alvarez Hermoso, preoccupatissima, si recherà presso il nascondiglio del suo amato e consiglierà a lui e al suo consanguigno di partire al più presto, prima di passare il resto dei loro giorni rinchiusi in una prigione. O peggio ancora, prima di essere condannati alla pena di morte. I due ragazzi, disperati, diranno di non avere denaro a sufficienza per organizzare la loro fuga. Celia risponderà di aver pensato anche a questo e li rassicurerà affermando che grazie al suo aiuto potranno cominciare una nuova vita. Passati alcuni giorni, la donna, stranamente, inizierà a vendere tutti i suoi gioielli più belli. Inutile dire che Felipe intercetterà le sue mosse e non esiterà a chiederle le dovute spiegazioni. Celia ovviamente si inventerà una serie di scuse alle quali però il brillante avvocato non crederà. Un giorno Trini sorprenderà la sua amica intenta a baciare il figlio di Julio e le intimerà di vuotare il sacco. Disperata, la madre di Tano dirà di essersi innamorata dell'adruncolo Cruz, che purtroppo rischia di passare il resto dei suoi giorni rinchiuso in una cella. Impietosita la moglie di Ramon, che cosa farà? Deciderà di aiutare la sua amica e riuscirà a procurare dei documenti falsi ai due ragazzi, nonché due biglietti per un transatlantico. Felipe, nel frattempo, continuerà a corteggiare sua moglie e organizzerà una romantica gita in carrozza per trascorrere un po' di tempo da solo con lei. Celia però preferirà recarsi da Cruz e Felipe, ancora ignaro del tradimento perpetrato ai suoi danni. Deciderà di dare una bella lezione alla sua consorte e inviterà Huertas a salire in carrozza in presenza di tutto il vicinato, che assisterà incredulo alla scena. La mamma di Tano, disgustata, pregherà Trini di aiutarla a fuggire via con Cruz, certa che accanto ad un uomo come il suo consorte non potrà mai essere felice. A malincuore la moglie di Ramon acconsentirà e, passate alcune ore, riuscirà a procurargli un ulteriore biglietto del suddetto transatlantico e, piangendo, si preparerà a dire addio alla sua migliore amica. E ci chiediamo, Celia lascerà davvero il quartiere? Oppure sul più bello si tirerà indietro? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.